ospite. Perché se lo dico io? No, no, nel senso bene. Allora, ospite oggi mi fa un po' specie, però mi devo abituare, perché voglio dire, adesso è dall'altra parte. Non so se devo chiamarlo collega o collega. No, collega, non posso più parlarlo collega? No. Ok. Va bene, allora, buongiorno. Certo. Buongiorno al neo assessore allo sport e all'ambiente del Comune di Como, Paolo Annoni. Buongiorno. Ciao Marco, ciao Francesco. Buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, spero. Piacere per noi, sì. No, sì. Ci penso, okay, ci penso. Perfetto. Va bene, ok. Allora, caro Paolo, intanto grazie di essere venuto, sfidando il traffico. Ma guarda, tu mi prendi in giro, però non ho la viabilità fra le mie deleghe, Marco, non incominciare a tirarmi addosso. No, conosco i giornalisti, so che mi volete far dire qualcosa di... No, ti vogliamo far dire come hai vissuto questi primi 3-4 giorni, hai fatto già le prime uscite pubbliche proprio in questo fine settimana. Come lo vivi sta cosa qua? Particolare, Paolo, sicuramente. Sì, assolutamente. Abbiamo appena iniziato, naturalmente devo prendere ancora conoscenza e visione di tutto quello che vuol dire anche il ruolo. Io mi sono messo a disposizione, come dicevamo al momento della presentazione. Ho iniziato giovedì, per cui ecco, datemi qualche giorno. Perché tu dicevi del traffico, io ho anche la difficoltà adesso da assessore all'ambiente di capire come muovermi, perché io ho due macchine diesel. Allora, l'assessore all'ambiente può muoversi col diesel? No, no. Elettrico! Elettrico. Devi usare l'auto di un nostro amico Auto Vittani, cioè delle auto elettriche fantastiche, il nostro Fernando. No, vabbè, lo so, è un problema, è effettivamente un problema, caro allora, Paolo. Sono venuto in bicicletta. Sei venuto in bici, bravo, giorno, questo ti fa piacere. Però il ritorno, io abito a Trecallo, per cui il ritorno è stato un po' pesante. Allora oggi sono venuto in macchina. Ti salutano in tantissimi, Paolo, non so come mai mattina, grande anche la tua collega Elena Negretti, che ci segue sempre. Oh, buongiorno assessore, buongiorno. Buonissimo. Dario dalla Germania, Orazio da Reggio Emilia, dalla Valtellina, Maurizio, Michele buongiorno, numero uno Paolo, Valeria buongiorno, Nicola dice buongiorno assessore, buon lavoro anche da Ivan e da Agnese. Agnese gli avevo chiesto, perché ho telefonato a tutti questi, infatti mi mancava Agnese, stavo contando. Dice Michele, usa il Cayenne dello zio Dede Paul, allora se vuoi usarlo, usalo tranquillamente. Ciao Michele, buongiorno anche a te e anche alla nostra Clara, che saluta appunto l'assessore Paolo Annoni. Che suona un po' così, io ti conosco da tanti anni, devo dire che insomma, mi suona un po' così, però bisogna abituarsi giustamente, tu ti sei già calato nella parte. Al di là di tutto Paolo, al di là ovviamente dei tanti cari saluti e degli auguri che tutti vedo ti stanno facendo, quali sono gli impegni? Tu hai detto, hai usato una parafrasi sportiva, hai detto io sono come un giocatore che vado in campo negli ultimi minuti cercando di dare il mio apporto, è così, no? Certo, anche certo. Perché siamo alla fine quasi del mandato della Giunta. Lo spirito è quello, sono soltanto pochi mesi, fortunatamente chi mi ha preceduto, che è Marco Galli, ha lavorato duramente e a lungo durante i mesi di Covid, per cui ecco, non è che arrivo e mi debba inventare qualcosa, bisogna procedere su quanto già iniziato e risolvere però quei mille problemini che un amministratore si trova, soprattutto se segue il verde, se segue lo sport, l'autorizzazione per la palestra, l'albero che dà fastidio, tutte queste cose appunto che poi un amministratore deve cercare di, se non di risolvere direttamente, di portare all'attenzione dei tecnici. Tanti problemi, Paolo, anche per le società sportive. Tu che ti sei sempre occupato di sport, sei anche uno sportivo ovviamente, sei tifoso di pallavolo, ma devo dire che insomma ci sono tante società a Como che spesso fanno fatica per gli impianti, e questo bisogna dirlo. Salti mortali a destra, anche le società di Serie A, e parliamo della Libertas, se parliamo della Tecno Team per quanto riguarda il volley, ma anche del basket maschile, fanno veramente fatica con gli impianti. Marco, l'hai detto, so che tu ospiti tutte le settimane i presidenti di queste associazioni che si battono davvero per nulla, perché chi è che fa il volontario nello sport, sa sì, quanti impegni ci siano e quante poche soddisfazioni.
Io dico che questa giunta, mai come in questa giunta, i temi sportivi siano arrivati sui tavoli giusti e si sia stato fatto, avviato, e in qualche caso, vedi la piscina, si veda la fine di qualcosa di buono. Però effettivamente si paga lo scotto di 20 anni di nulla per gli impianti sportivi. Ieri è venuto a vedere la pallavolo anche Tete Pozzi, il coach delle Rane Rosa, e anche per loro, e sono venute qui settimana scorsa due ragazze delle Rane Rosa e ci hanno raccontato quasi questa pazzesca sfida che stanno facendo per allenarsi, per essere pronte per la Serie A1, cioè il massimo della pallanuoto al femminile, ma con una situazione un po' oggettivamente difficile, Paolo. Beh, lo Tete, sai meglio di me. Tete è un grandissimo. Io non so se stasera o domani sera, comunque devo andare a trovarle, perché pensavo si allenassero ancora alle 6 di mattina, e sono due volte che vado alle 6 di mattina a Viale Genova, ma non ci sono. Mi sono spostato alle 8 e mezza di sera, ma fa freddo uguale, voglio dire. Mamma mia, davvero. Adesso no, facciamo una battuta, ma è una cosa incredibile, perché poi la pallanuoto in Serie 1 femminile non è mai successo. Cioè, è vero. Caspita, è lì che dobbiamo buttarci, trovare qualcosa, una soluzione subito. Allora, intanto i saluti anche di Simone Moretti. Buongiorno assessore, e mette anche la foto di un supereroe, quindi supereroe. Ciao Simo, buongiorno Gaetano, ad Angela, ad Agnese, dice fa bene alla salute andare in bici, bravo, complimenti. Raffaella, ma è una bici elettrica. Esatto. No, la bici muscolare. Mola Minga, dice Clara, tieni duro. Grazie. Praticamente. Ada, ci vorrebbe la pista ciclabile a Como, la nostra Angela, la nostra custode. Davide, buongiorno, stadio del ghiaccio fatiscente, dice Massimo, e poi Massimo dice sì, ma l'auto elettrica con che cosa si ricarica? Con carica batterie. Effettivamente anche l'auto, anche questo è un aspetto sulla quale secondo me si potrebbe lavorare, vero Paolo? Allora, arrivano le colonnine. Arrivano dopo, non fatemi anticipare delle cose, perché me l'hanno anticipato gli uffici, però che c'è sempre Marco Galli, aveva già portato avanti questo progetto per le colonnine. E stiamo arrivando, speriamo di poterlo fare a breve. È una promessa, sentito? Ma assolutamente, questa è la prima promessa delle colonnine. Colonnine, mi raccomando, benissimo, sì, perfetto. Colonnine. Ti saluta anche Lorenzo Caffecchio, che dice che sei il numero number one. E poi una certa Viviana, non so se la conosci. Hai una persona che lavora qui, anche una fans, Viviana. Ciao Vivi, buongiorno. È la moglie, no, diciamo, ecco. Ciao Vivi, buongiorno. Sì, lavora ovviamente, collabora appunto anche con Lorenzo e con Conversation, quindi ormai è un punto fisso dei programmi di A Mezzogiorno. Va bene, anche da Mario un caro saluto. La metto più semplice: che cosa produci? Con che cosa produci l'energia? ci scrive il nostro Massimo. Con che cosa la produci? Massimo, tu hai perfettamente ragione. Però forse arrivare all'emissione zero per la mobilità potrebbe già essere un risultato. Poi è logico, bisogna capire come produrre l'energia per fare muovere queste colonnine. Quello delle colonnine, Paolo, è una cosa oggettivamente concreta e importante. Spero davvero tu riesca a concretizzare, faccelo sapere appena sarà possibile, torni a trovarci ovviamente, e ci fa gran piacere. Se dovessi mettere in ordine di priorità lo sport e l'ambiente, mi immagino di pari, ma cos'è che metti, Paolo, come priorità? Allora, per quanto riguarda l'impegno, l'impegno direi che è fuori di dubbio. Sono i tre, perché poi abbiamo tre settori in realtà, perché l'ambiente vuol dire un super appalto rifiuti che sta arrivando, dovrebbe arrivare a fine anno per 105 milioni di euro. A me tremano le gambe, io entro in ufficio e mi tremano le gambe, perché sono 5 anni più 2, cambia la differenziata, verrà proposto un nuovo sistema per migliorare possibilmente. Entro fine anno, quindi? Entro fine anno arriva l'appalto rifiuti. C'è il discorso Ticosa, ti ringrazio che non l'hai toccato tu direttamente, però c'è la bonifica, adesso fino al 2 novembre mi pare possono arrivare le osservazioni al bando che è stato ripubblicato, e questa bonifica è da finire, cioè, ecco, questo è per cui riguarda l'ambiente. Per Giardini, i dirigenti sportivi che ci stanno guardando, che ti stanno ascoltando, Paolo, cosa gli dico? Cosa gli dico? Che ci vediamo, ci vediamo sicuramente alla consulta, per cui volevo presentarmi con tutti. Adesso Bruno Sorrentino farà partire le convocazioni, e al più presto, se volete anche stasera, facciamo la consulta dello sport.
No, stasera non so se è possibile. No, una cosa, cioè mettere assieme le società sportive del territorio, giusto? Sì, della città. L'aveva già fatto Marco Galli, esatto. Aveva creato questa. Io devo dire che mi è passo di capire, e devo renderti merito, che durante questo tuo incontro oggi, uno dei primi ufficiali, no, che fai, forse una delle primissime uscite, hai reso merito anche al tuo predecessore. Non è facile, spesso uno vabbè fa finta di niente, invece sei stato molto onesto. Ma è giusto, mi fa piacere. Colgo l'occasione per salutare Marco Galli, che anche a mio giudizio ha fatto sicuramente, si è impegnato ovviamente per quelle che erano le sue possibilità, al massimo sempre e comunque, secondo me. Giusto Paolo? Giusto, cioè io, ma tutti penso siamo rimasti stupiti dall'esterno quando ha scelto lui di uscire di scena così appunto a ridosso della scadenza poi elettorale. E quella è stata una molla che mi ha spinto. Detto, mi spiace che non ci sia più una persona comunque di sport, attenta all'ambiente. E tu sei una persona di sport. E io lo sono, io penso quello. Allora, Paolo dice: vai in campo e non guardare in faccia a nessuno. Enrico Levrini, lo conosci sicuramente. Laila, buongiorno anche a te. Buongiorno a Oscar. Convinto che ti intervistava tua moglie. Ciao Paolo, buon lavoro. No, invece lo intervisto io. Sarebbe un conflitto di interessi, dai, palese, quindi lasciamo perdere. A proposito, cosa vuoi dire alla signora? Che credo che abbia accolto con grande entusiasmo questa tua scelta. No, al di là di tutto. Avete visto i fuochi d'artificio anche voi? Anche Adriano Caldara, il vice sindaco, ti saluta. Ciao Adriano, buongiornissimo anche a te, grazie. Persona di numeri, ma di una simpatia. Poi è un interista. Tutti sono perfetti. No, dicevo, cosa come a casa, i tuoi figli, hai tre figli, ovviamente Viviana, la moglie, come... No, Viviana non è mia figlia, sì, cioè, sembra mia figlia. No. Come avete vissuto questa cosa? Come l'hanno presa? Tanti dubbi, naturalmente, mi hanno messo davanti a tutte le difficoltà che avrei affrontato. E lo fanno sistematicamente tutta la famiglia. Ma Paolo, perché non mi porti più? No. Per stare fuori casa sempre più tempo. Allora, Viola, che è la mia piccolina, l'altro giorno in macchina mi ha detto: papà, però questa cosa dell'assessore già mi ha stancato. A Pietro dà fastidio quando mi fermano e mi salutano. Stamattina non era mica anche sulla provincia, lui nella foto, ha detto: papà, io basta, io non vengo più con te da nessuna parte. È diventato famoso anche lui. Immagino che anche per la famiglia è stata un po' una rivoluzione. Il grande, fammi citare anche il grande, cioè. Matteo invece è quello più... più riflessivo, lui no, mi porta dei temi anche di difficoltà, tipo Greta, cioè perché non... mi ha detto: perché non vengono più i Fridays in comune? Gli ho detto: guarda che il papà sarebbe dall'altra parte adesso, gli aiuta, cioè, anche lui lotta per l'ambiente, però se non vengono in comune, non è che papà ci rimane male. Quindi la vita dell'assessore è difficile anche per la famiglia. Anche adesso. Per la famiglia. E Viviana che ti ha detto alla fine? Viviana mi ha detto: se sei convinto, fallo. Ah, va bene. Sei convinto a farlo. Questo è un appoggio, ufficiale. È un appoggio, va bene, perfetto. Ragazzi, abbiamo presentato l'assessore, il nuovo assessore allo sport e all'ambiente del Comune di Como. L'abbiamo fatto venire perché, ovviamente, al di là del fatto che è un amico e un collega mio da tanti anni, e poi comunque era giusto presentarlo e sentire le sue parole quest'oggi. Grazie di essere venuto, sfidando il traffico, e lo so che non sei assessore al traffico, però promettici che quando ci saranno delle novità ci fai sapere, qua la porta è sempre aperta, noi siamo così terra a terra, simpatici. Siamo pronti a chiuderla, Viviana, per far posto a te. Assolutamente. No, Vivi, scherziamo, assolutamente. Non cambia scherziamo. Assolutamente nulla. Paolo, buon lavoro, a te i saluti, magari ai nostri radio e telespettatori che ci stanno guardando in questo momento. Allora, grazie a Marco e Francesco, grazie a tutti voi, e vi prometto che alla prossima intervista porterò anche studio e porto anche qualcosa di concreto. Adesso davvero lasciatemi qualche giorno, Paolo, per prendere la macchina. Questo è bello, questo ci fa piacere. Buon lavoro a te ovviamente e alla giunta di Como. Aspetta Marco, c'è un messaggio: grazie, ma ora facci sognare. Massimo Martinelli, questo è bellissimo. Ciao Massimo, sei gentilissimo. Poi me li scarico. Va bene, grazie ragazzi, buongiorno Paolo.